Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xander e ragazzi, mamma mia, anzi direi, se proprio volessi essere a tema con il video di oggi, perché ragazzi, oggi si parla prepotentemente e in una maniera allucinante del nostro pan di zenzero, ragazzi. Una delle skin che sta veramente ritornando sulla bocca di tutti i giocatori di Fortnite e che, come per il Cavaliere Rosso, si sta veramente aspettando un grandissimo, grandissimo rientro. Facciamo un attimo una premessa perché c'ho da farvi vedere delle immagini e addirittura una clip video che vi faranno arricciare i peli del petto, ragazzi. Quindi mettetevi comodi, godetevi questo video, ragazzi, perché c'è da parlare veramente in una maniera incredibile. Facciamo una premessa: che cosa sta succedendo, ragazzi, in questi giorni sui forum e sui siti relativi a Fortnite? Oramai, raga, da una settimana a questa parte, sulla bocca di tutti, dopo che purtroppo non è stata resa disponibile la skin dello Skull Trooper e della Ghoul Trooper, tutti gli utenti di Fortnite hanno richiamato a gran voce la skin del Murder Christmas, che non si pronuncerà così, e tutti quelli che parlano in inglese hanno don't pronounce correct, non si pronuncia così, me ne frega niente, ho letto Murder Christmas, questo è quello che dico, sarebbe una traslazione dell'assassino di Natale, nel senso, non è che ti posso scrivere su Fortnite Murder Christmas per indicare il pan di zenzero come lo chiamiamo noi, ma è relativo ovviamente al Natale, è una skin natalizia. E ragazzi, molti stanno scrivendo sui forum e sui siti che vogliono il rientro e il grande ritorno del nostro omino Pan di Zenzero. Come sapete, era già successo qualcosa di simile con l'arrivo del Cavaliere Rosso. Aveva incominciato la community di Fortnite a parlarne a gran voce sui forum, sul sito di Epic, sulla pagina Twitter, sempre di Epic, dappertutto, che quelli di Epic si sono fatti due zucche grandi così e hanno detto: va bene, diamogli a questi poveracci la skin del Cavaliere Rosso. E così è stato, si sono incassati un paio di milioni di dollari facili. E quindi, ragazzi, la prima cosa che ci possa lasciar pensare che il Pan di Zenzero ritornerà è appunto il grande rumors che c'è al di sotto, al dietro di questa skin. Ma non è solo una questione di rumors, abbiamo dei dati quasi ufficiali. Parla che ci propone direttamente Epic Games. Per chi se lo ricorda, qualche giorno fa, quando è uscito il wallpaper, la schermata di caricamento della nuova coppia di skin, il tipo col cappuccio e la tipa con gli occhiali da sole, molti utenti hanno notato che nel negozio dietro, e precisamente sul tetto, veniva fuori la testa del Pan di Zenzero. Lo stesso Nick Chester, uno dei capoccia, il coordinatore di Epic Games, ha twittato sulla sua pagina ufficiale di Twitter uno zoom sopra il Pan di Zenzero commentando con "Hey". Quindi anche lui ha notato, cioè lo sapeva che c'era, ha mostrato al mondo questa cosa. Se non bastasse, ragazzi, quando è stato rilasciato la nuova emote, quella la musicata, quella tutta scialla con lui che balla, nella clip ufficiale di Epic Games sul loro Twitter, notiamo che in una delle finestre nel palazzone dietro c'è di nuovo l'omino Pan di Zenzero che guarda il personaggio ballare. E già queste cose potrebbero presagire un grande rientro, ma noi ragazzi credo che, insieme a quello che succede su Twitch e YouTube e al Fabione, abbiamo trovato una delle date precise dell'uscita del Pan di Zenzero e l'abbiamo cercato veramente per ore ieri dopo la live solo per potervi fare questo video. Quindi, porca miseria, il like, ragazzi, ce lo dovete dare. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale perché qua le news sono belle calde, un po' come il forno per cuocere gli omini di Pan di Zenzero. La prima cosa che voglio farvi vedere, ragazzi, è questa cosa che è trapelata dai
da qualche parte relativa a Fortnite. Potrebbe semplicemente o tranquillamente essere una descrizione e dice, ve la traduco in italiano, il Natale a luglio è usualmente celebrato il giorno 25. A luglio, non sono pazzo, si parla di luglio. Se il giorno 25 luglio non cade in un weekend, tu puoi celebrare il Natale alcuni giorni prima o alcuni giorni dopo. Questo vuol dire che possiamo, come dice lui, festeggiare già il Natale in modo da aspettare che poi arrivi il weekend. E dice una frase importantissima in chiusura: non può essere una festa di Natale senza delle decorazioni natalizie. Come vedete ragazzi, ovviamente il nostro Pan di Zenzero nello scenario e nella cultura mondiale italiana un po' poco, ma nell'estero sicuramente molto di più, è associato assolutamente alla decorazione natalizia. Il suo stesso nome, che dice Murder Christmas, ovviamente si riferisce al Natale, e se andate a vedere in qualsiasi telefilm americano, loro a Natale fanno gli omini di Pan di Zenzero, tutti esattamente decorati come lui. E quindi già ragazzi, qua potremmo dire porca trottola, perché è venuta fuori una frase che parla del 25 luglio e spiega che il 25 luglio ci servono le decorazioni natalizie. Già qui avremmo potuto dirvi, ok, la Epic ha twittato della roba relativa al Pan di Zenzero, noi abbiamo trovato tre righe che parlavano del Pan di Zenzero, o meglio di una decorazione natalizia, il Pan di Zenzero natalizio, 2 più 2 fa 19, potremmo già dirvi, così è ufficiale. No ragazzi, abbiamo di più. Voglio farvi vedere una cosa alle mie spalle ragazzi. Che cosa state vedendo? Questi ragazzi sono dei Babbi Natale in maniera veramente massiccia. Adesso lo vedrete meglio. Quello che state vedendo dietro di me ragazzi è il raduno del mondo più grande dei Babbi Natale. Sono dei ciccioni felicissimi che si sono fatti crescere la barba nel corso degli anni. Non sono finti, sono veri questi, eh? Si sono fatti crescere la barba e si ritrovano, pensate, dal 1957 a Copenaghen nei giorni a cavallo del 25 luglio. Addirittura quest'anno, per dirvi, la convention sarà dal 24 luglio al 26 luglio. E se fate mente locale ragazzi, ogni tanto al telegiornale ne parlano di questa cosa. Non so se avete in mente le immagini dei Babbi Natali che si buttano nel mare della Danimarca e si pigliano il freddo maiale, quindi ne partono, ne arrivano 100.000, ne tornano 30.000. comunque ragazzi, è una roba incredibile, perché come abbiamo già visto Epic Games ama celebrare eventi mondiali, e questo ragazzi è più di un evento mondiale, parliamo davvero di un raduno che coinvolge tutti gli stati del mondo e quasi tutti i paesi. C'è gente, guardateli, sono incredibilmente belli da vedere, e loro praticamente si ritrovano per discutere su come gestire le cose relative al Natale, su come dare i doni ai bambini, su come fare i falli coi palloncini. Insomma ragazzi, ci sono veramente veramente dei workshop dedicati a questo evento che dura 3 giorni e che secondo me, essendo di Copenaghen, e Copenaghen essendo così con la Svezia, Epic Games è un'azienda svedese, non può essere assolutamente ignorato. Abbiamo già visto come Epic Games abbia celebrato i mondiali di Russia 2018 nel suo gioco, inserendo il campo da calcio, abbia messo dentro anche le skin, per dire, del 4 luglio per l'indipendenza americana. Credo, non vorrei dire una porcheria, secondo me ragazzi, il 25 luglio, associato a quello che abbiamo visto, a quello che stiamo vedendo e a quello che vi sto per far vedere, potrebbe davvero essere la data ufficiale di uscita del Pan di Zenzero. Se prima ragazzi eravate belli gasati per aver visto questo, allora io vi faccio vedere. Badabidibi, non è partito, sbadibadan. Questa ragazza è stata recuperata nei file di gioco del nostro Fortnite. Ragazzi, questa è palesemente una riproposizione del nostro Pan
di Zenzero. Stanno ancora costruendola, ma già stiamo vedendo la parte sotto e la parte dietro che va a fare il vestito. Come sapete, il pan di Zenzero ha il vestito e la maschera davanti tutta arrabbiata. E come se non bastasse, ragazzi, abbiamo anche il retro di questa skin, e come stiamo vedendo è veramente una quasi conferma che noi prestissimo rivedremo il nostro pan di Zenzero. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia veramente piaciuto tantissimo, ci siamo spaccati per trovare queste news, e quindi ragazzi, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale, e noi ci vediamo in live, ciao!